Buongiorno ragazzi, buongiorno. Oggi introdurremo un argomento nuovo che riguarda la conservazione degli alimenti. È un argomento molto interessante e come conservare correttamente gli alimenti è stato un problema che l'uomo ha dovuto affrontare sin dalla notte dei tempi. Voi pensate da quando è passato da cacciatore e raccoglitore, insomma, è passato a agricoltore e allevatore, si è avuto un surplus di alimenti. Prima si a malapena si riusciva a riempire la pancia, eh. Poi invece si è avuto un surplus di alimenti che sono stati barattati o commercializzati, insomma. E quindi si è avuto subito il problema di come conservare questi alimenti, perché voi pensate, noi consumiamo soprattutto, anzi esclusivamente, quasi esclusivamente, sostanza organica, no? Gli alimenti sono frutta, verdura, insomma, tutto quello che ci offre il mondo vegetale o il mondo animale, sostanza organica, che è portata a decomporsi, ok? E quindi, insomma, l'uomo ha dovuto, a volte decomposizione può avvenire in qualche giorno, eh? Pensate a alimenti tipo il latte o il pesce, eccetera, a volte, insomma, gli alimenti si possono conservare di più, ma comunque bisogna cercare di conservarli il più possibile, ok? Che non vadano a male, in pratica, ok? E l'uomo ha trovato dei metodi naturali, pensiamo ad esempio all'essiccazione, alla salagione o lo zucchero, no? Che è un metodo di conservazione, sott'olio, sotto aceto, insomma, sono tutti i metodi che l'uomo ha imparato. Oggi abbiamo i frigoriferi, però insomma, dobbiamo ancora adesso industriarci per conservare questi alimenti. Vi invito ad andare a vedere, insomma, sul vostro libro dove si tratta. Oggi parleremo di conservazione in generale, poi parleremo della conservazione con il caldo, ok? Vi invito ad andare a vedere sul vostro libro dove tratta questo argomento. Vi ho naturalmente, come al solito, preparato una piccola mappa. Qui dovrò ancora inserire, insomma, qualche approfondimento, eccetera, ipertestuale. La completerò poi con conservazione, insomma, con il freddo e con gli altri metodi per fare per trattare completamente l'argomento. Vediamo adesso che cos'è la decomposizione, perché gli alimenti si deteriorano, ok? Voi sapete, noi ci cibiamo di questi alimenti, ok? Però ci sono anche dei piccoli microrganismi, dei batteri, insomma, sono parecchi, però che si cibano anche loro di questi alimenti e sono molto appetibili, no? Per questi batteri, ok? E il problema è che cibandosi di questi alimenti, la cosa importante è che questi alimenti vengono modificati, vengono cambiati e molte volte si creano sostanze per noi tossiche, ok? Quindi, noi abbiamo questi alimenti che magari anche non si vede, però questi batteri lavorando, eccetera, producono sostanze che sono velenose per noi. Quindi potremmo, insomma, andare da un'intossicazione o addirittura arrivare alla morte, ok? Quindi è molto molto importante conservare correttamente. Allora, che cosa vuol dire deterioramento, ok? Vuol dire che in pratica appunto questi batteri, questi microrganismi, chiamiamoli microrganismi in generale, si cibano, ok, degli alimenti per piano piano arrivare poi alla totale decomposizione. Cosa vuol dire? La sostanza organica, io ve l'ho detto, ve l'ho ripetuto, ve lo ripeto sempre, tende a ritornare inorganica, e questo è la natura, meno male, insomma, fa questo perché se no noi saremmo, insomma, sommersi, coperti la terra di animali e piante morte se non ci fosse la decomposizione, ok? Tende la sostanza organica a tornare inorganica, ok? La sostanza inorganica poi verrà trasformata organica, inorganica grazie alle piante, ok? Quindi è un ciclo che avviene da milioni di anni e la natura, per fortuna, fa tutto questo in modo automatico. Comunque, vediamo un attimino, qui nella figura vi fa vedere una mela, ok? Noi abbiamo microrganismi interni, ok? Quindi all'interno dell'alimento oppure all'esterno che praticamente si trovano nell'aria, ok? Che piano piano in qualche modo deteriorano, decompongono questi alimenti. Ricordate, per avere decomposizione io devo avere una temperatura giusta, quindi non troppo elevata, in una certa fascia in cui questi microrganismi lavorano al meglio, quindi per conservare io posso ad esempio abbassare la temperatura, vedremo poi con il freddo, fino a fermare totalmente l'attività di questi microrganismi. Posso togliere l'acqua, posso togliere l'aria, senza aria, senza acqua non abbiamo decomposizione, rivedremo poi bene, ok? Qui vi fa vedere in figura questa mela che piano piano vedete, insomma, diventa di un altro colore. Per fortuna in certi cibi, tipo le mele, vedo dove sta marcendo. In altri cibi, la carne, il pesce, il latte, io non vedo se l'alimento comincia, va male, non è che c'è un pezzo di latte, un pezzo di carne e
è tutto che sta cambiando, ok? Quindi è più difficile vederlo, mentre nella frutta e nella verdura è molto più facile, ok? Ma ricordatevi quello che succede praticamente è che questi microrganismi piano piano si cibano degli alimenti per arrivare poi alla completa mineralizzazione, decomposizione totale, rilasciando sostanze per noi tossiche, ok? Che ci fanno male, ok? Allora adesso, premesso questo, vediamo un attimino. Abbiamo visto che ci sono tanti metodi. Conservare con il caldo è uno dei metodi più usati, ok? Fondamentalmente l'abbiamo già visto per il latte. Io posso andare con la pastorizzazione, ok? Soprattutto per gli alimenti liquidi. In pratica io scaldo questi alimenti a una certa temperatura, 68-80 gradi, ok? Insomma, temperatura non troppo elevata, però 30 secondi, ecco. Non è così importante sapere quanto, ma comunque una trentina di secondi, e vengono uccisi la maggior parte degli agenti patogeni, dei germi patogeni, ok? Quindi la ba relativamente bassa temperatura non danneggia più di tanto le vitamine e le proteine dell'alimento. Quindi la pastorizzazione però non uccide tutti i microrganismi, per cui gli alimenti pastorizzati devono in qualche modo essere conservati in frigo, ok? Anche se chiusi, e consumati in breve tempo, ok? Mentre invece la sterilizzazione, in temperature più alte, 120-150 gradi, ecco, qui riporta 10-15 minuti, ok? Come tempi, però temperatura più alta. Il latte, se vi ricordate, invece veniva sterilizzato in pochi secondi, un trattamento particolare. Comunque, con la sterilizzazione muoiono tutti i microbi, ok? Per cui se il contenitore è chiuso, io lo posso conservare per più tempo, ok? Ok? Una volta aperto il contenitore, però entrano i microrganismi dall'aria e quindi bisogna poi, insomma, consumarlo in breve tempo. Quindi, insomma, è più o meno quello che avviene nel latte, ok? Poi abbiamo un metodo particolare che è la sfumicatura, ok? In pratica che cosa succede? Si fa passare l'alimento sopra un fumo, ok? Questo fumo lambisce superficialmente praticamente l'alimento e uccide praticamente i microrganismi che ci sono in superficie e ne crea anche un ambiente, insomma, non favorevole, ok? Quindi pensiamo che comunque questo fumo sono sostanze tossiche, ecco, sono in piccola quantità, per cui a noi non fanno male, ma in superficie vanno a uccidere e rendere, insomma, l'ambiente per i microrganismi sfavorevole. Ok? Possiamo avere affumicatura, ok? A caldo, con temperature di 50-90 gradi per qualche ora, ok? O una affumicatura a freddo, con temperature più basse, circa 30 gradi, per alcuni giorni o settimane. Okay? Vengono usati particolari tipi di legna, insomma, con poca resina, combustione lenta senza fiamma, perché io devo avere fumo, non devo avere fiamma, se no brucio il cibo. Okay? Però ricordate il concetto fondamentale che si crea in superficie un ambiente sfavorevole, insomma, quelli che ci sono, insomma, vengono uccisi in qualche modo. E si crea comunque un ambiente sfavorevole, diciamo, per i microrganismi. Naturalmente questo è il metodo di conservazione, però poi praticamente il cibo assume anche un gusto particolare, ok? Per cui io lo consumo non soltanto perché, insomma, si conserva di più, ma perché magari mi piace quel gusto. Pensiamo alla provola, no? La provola affumicata, se qualcuno l'ha già assaggiata, oppure pensiamo ai salumi, alcuni, insomma, salumi affumicati, ok, in superficie assumono un gusto particolare, per cui questo è il motivo per cui si consumano, oltre che naturalmente perché abbiamo usato questo metodo per conservare. Ok, quindi ricordate le cause del deterioramento, questi microrganismi, ok, che in qualche modo tendono a, insomma, questi microrganismi si cibano di questi alimenti, però modificano l'alimento, producendo sostanze per noi tossiche. Naturalmente il ciclo finale, se io lascio andare avanti il deterioramento, la decomposizione, arrivo ad avere poi sostanza minerale. Alla fine della decomposizione avrò sostanza minerale, ok? E poi oggi abbiamo visto i due metodi di osservazione a caldo, i tre metodi, scusate, pastorizzazione, temperatura più bassa ma devo conservare in frigo, sterilizzazione, temperatura più alta, quando apro il contenitore devo, insomma, consumarlo perché i batteri
compositori entrano dall'aria, e poi la fumicatura con due metodi, insomma, lenta, scusate, a caldo, a freddo, okay, con velocità diversa, okay, che conservano il cibo, ma soprattutto ne danno un gusto particolare. Ricordiamo che, insomma, non è che faccia così bene, perché, insomma, è in superficie, però sono sempre veleni, ok? Quindi va bene, direi che per oggi è sufficiente, e grazie per l'attenzione.